Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo oggi, anzi, ci troviamo per la prima volta oggi su Pokémon Masters perché, come dire, è scoppiata nuovamente la moda Pokémon. Parecchi anni fa era in voga la moda dei Pokémon proprio perché era uscito Pokémon Go, non me lo posso scordare assolutamente. Alcuni ci giocano anche oggi, tra cui faccio parte anche io di quella schiera di persone, anche se ci gioco veramente adesso molto molto meno rispetto a prima. Però la cosa importante da dire è che Pokémon Masters è stato accolto veramente a gran voce all'interno della diciamo community globale di videogiocatori, perché comunque Pokémon è un marchio che, come dire, è rimasto nei nostri cuori fin da quando eravamo più piccoli e quindi o per curiosità o per propria passione, bene o male, tutta la mia generazione ha sicuramente scaricato e provato Pokémon Masters. Io ci gioco da qualche giorno ormai. E quindi volevo parlarvi un pochino del gioco e volevo soprattutto portarvi quella che è la mia personale opinione per quanto riguarda diciamo, il suo meccanismo. Non ho ancora sbloccato chissà quante cose, però diciamo che dalle prime ore di gioco si possono iniziare a capire diverse meccaniche e si possono iniziare ad inquadrare bene o male anche come è strutturato il gioco e verso che direzione punta. Quando parlo ovviamente di direzione, quando parlo anche di meccaniche di gioco, parlo ovviamente di ciò che caratterizza il titolo. Io, come dire, sapete che sono impegnato nel mio canale su Dissidia Opera Omnia, è uno di quei giochi che porto veramente volentieri, proprio perché l'ho, come dire, l'ho privilegiato rispetto a tanti altri giochi su dispositivo mobile, proprio per l'opportunità che dà al giocatore di poter risparmiare e comunque che dà al giocatore per poter trovare le armi dei propri personaggi preferiti. Quindi diciamo che da un punto di vista, da una meccanica e da un punto di vista prettamente da giocatore, devo dire di essere piacevolmente colpito dal fatto che Opera Omnia, diciamo, a differenza di altri giochi o di altri gacha, dà la possibilità al giocatore di essere quasi totalmente free to play. Molti di questi giochi per dispositivo mobile ovviamente non creano questa opportunità e purtroppo da quello che sto vedendo in questo momento Pokémon Masters è uno di quelli. Perché se iniziamo a, diciamo, se iniziamo a parlare del gioco e partiamo subito dalla nota fondamentale, ovvero il negozio, che è diciamo il centro del gioco, dove appunto si possono evocare le nuove diciamo le nuove unità, dove si può rafforzare il team, dove si può in un qualche modo far crescere la propria squadra, possiamo vedere che ovviamente esistono diversi menu e i prezzi sono altamente discutibili. Partiamo dallo scambio degli strumenti che per l'appunto servono monete, servono questo tipo di monete che si ottengono durante le quest, che si ottengono durante l'esplorazione anche della modalità storia e servono per l'appunto ad ottenere diversi item che servono o per potenziare o per evolvere il vostro Pokémon. Infatti, come potete vedere, ci sono diversi tipi di oggetti, diversi tipi di strumenti che possono essere scambiati per ottenere soldi oppure per ottenere altri item che ovviamente servono per, diciamo, per sbloccare o appunto per migliorare i vostri Pokémon. Successivamente abbiamo l'acquisto delle gemme, che ovviamente è la parte shop del gioco, dove tot gemme vengono date per tot soldi veri, cosa che io ovviamente sconsiglio sempre, o per meglio dire sconsiglio se non si vuole supportare il progetto, perché io su Opera Omnia ho comunque investito del denaro, ma soprattutto perché credo nel progetto di Opera Omnia e voglio finanziare, quindi è un discorso prettamente personale. Qua, come potete vedere, ci sono i pacchetti speciali che sono stati dati ovviamente grazie alla celebrazione e all'apertura del gioco, e poi ovviamente i pacchetti normali dove i prezzi sono altamente discutibili. Certo, ho anche visto prezzi ben più esagerati in altri tipi di gioco, però ricordiamoci che stiamo parlando pur sempre di un gioco dove la maggior parte dell'utenza è minorenne, o comunque facciamo target verso un pubblico minorenne che tendenzialmente non ha dei soldi propri e quindi si ritroverebbe a spendere quelli dei genitori. E
andiamo avanti poi successivamente dove appunto abbiamo il fulcro del gioco, ovvero le ricerca unità, quindi banner, come un qualsiasi gioco gacha, dove è possibile ottenere le vostre unità, dove è possibile ottenere le vostre unità. Una delle cose che già partiamo col dire negative, proprio negative in maniera palese, è il fatto che per utilizzare le offerte speciali, quindi l'offerta di oggi, questa qua, bisogna utilizzare le gemme a pagamento. Quindi cioè sembra una cosa veramente assurda questa. E per appunto sfruttare questa meccanica di summon speciale, chiamiamola così, io parlerò con termini prettamente legati a Opera Omnia, me ne scuso da un lato, ma è quasi un'abitudine, quindi non posso farci nulla. Quindi stavo dicendo che per effettuare la summon, dove appunto potremmo ottenere il Pokémon, dovremmo utilizzare già le gemme a pagamento, e questa già è una cosa assolutamente bocciata. Andiamo avanti perché le cose da dire sono veramente veramente tante, e poi invece qua abbiamo l'unità 5 stelle garantita, che si può acquistare per al massimo una volta, ovvero il pacchetto speciale di celebrazione, che se lo andiamo a prendere, esatto, anche in questo caso ci vogliono 3000 gemme a pagamento, quindi anche se noi riuscissimo ad accumulare 3000 gemme non potremo sfruttare dell'occasione di ottenere un 5 stelle garantito, perché non abbiamo 3000 gemme a pagamento. Quindi questa già è una cosa che a me urta parecchio, dà veramente tanto tanto fastidio. Poi ovviamente potremmo fare la summon con la ricerca unità per 10, ma la cosa brutta che da dire, ovviamente anche la cosa brutta, è il fatto che qui non avremo nessuna garantita. Quindi partiamo anche dal presupposto che accumulare le gemme già è difficile all'interno di questo gioco, e adesso vi farò vedere anche perché. Ma qualora noi riuscissimo ad ottenere le gemme necessarie per una multisummon, non avremo il risultato garantito. Su Opera Omnia, ad esempio, faccio sempre il confronto perché, ripeto, è il gioco al quale sono più affezionato in questo momento e al quale gioco di più. Partiamo dal presupposto che su Opera Omnia c'è la oro garantita, quindi l'arma 5 stelle, che in questo caso sarebbe il Pokémon 5 stelle, è garantito, quindi ti dà la possibilità comunque di ottenere un qualcosa, che poi ti sia utile o meno, quello è un altro discorso, però diciamo che almeno il fatto di avere la 5 stelle e quindi un piccolo potenziamento per la tua squadra c'è. Qua invece non abbiamo neanche questo, quindi diciamo che su questo punto di vista il gioco tende ad essere forse un po' troppo pay to win. Ma comunque, tolto il primo tasto dolente, ovvero lo shop, perché comunque preferisco partire dalle pessime notizie, dalle brutte notizie, anziché addolcirvi la pillola. Voi sapete che io sono molto diretto nelle cose che dico. Andiamo avanti con il parlare appunto delle varie meccaniche di gioco. Allora, il gioco si presenta tramite una sorta di hall, dove appunto è possibile interagire con altri personaggi che incontrerete all'interno della storia, e poi interagire tramite il bancone, che è questo qui, dove appunto potrete ovviamente andare ad esplorare quelle che sono le varie aree, l'area della storia, l'episodio unità e le aree extra, di cui parleremo dopo, di che cosa vogliono, diciamo, di che cosa trattano e che cosa vogliono da noi come giocatori. Possiamo anche interagire tramite il pannello che troviamo qui sotto in basso, dove appunto abbiamo negozio, avventura e squadra, dove possiamo tranquillamente pigiare i tasti per selezionare la finestra corrispondente, senza bisogno appunto di tappare o il bancone per andare verso l'avventura, o girare la schermata per dirigerci verso lo shop, o girare ancora la schermata per dirigerci verso la postazione della squadra. All'inizio del gioco ci verrà anche fornito il gummifono, se non mi ricordo male si chiamava gummifono, ora non vorrei dire una castroneria, dove appunto possiamo guardare in generale quelli che sono i nostri profili, i nostri amici, le persone con cui vogliamo giocare, perché sarà possibile anche giocare poi in multiplayer, cosa che ancora non ho sbloccato ma che ho visto essere, diciamo, carina, quindi questo già è un punto a favore che comunque guadagna questo gioco. Abbiamo delle diverse missioni che si dividono ovviamente in daily e ovviamente nelle classiche missioni daily e nelle missioni comuni, che sarebbero quelle che vengono accumulate durante il gioco,
Infatti, queste sono le missioni comuni e poi abbiamo le missioni giornaliere che ci permettono comunque di ottenere degli oggetti che ci serviranno per potenziare i nostri Pokémon. Abbiamo la finestra degli amici, la finestra della borsa, dove ovviamente abbiamo a disposizione tutti i nostri oggetti, il Pokédex per vedere e conoscere i Pokémon che affrontiamo e che otteniamo durante le summon, le impostazioni che servono ovviamente a cambiare musica, luminosità e tutto quello che volete, Google Play perché anche in questo gioco sono disponibili gli obiettivi Google Play per chi ovviamente ha l'account Google Play, poi le informazioni account e altro che ovviamente riguarda tutto il resto. Torniamo indietro. Dove volevo farvi vedere anche il pannello della squadra. Il pannello della squadra è quel menu che vi permette di migliorare e potenziare i Pokémon che voi ottenete. Diversi Pokémon possono essere ottenuti durante la storia, quindi man mano che voi andrete avanti con la storia otterrete alleati e otterrete Pokémon, ma ovviamente come il gioco ci insegna e come tutti i gacha ci insegnano, i Pokémon più forti o comunque quelli più rari ovviamente si otterranno tramite le summon. Quindi noi potremo ottenere dei Pokémon di base che ci permettono di andare avanti con la storia, ma se vogliamo diciamo accelerare il passo e vogliamo procedere verso il next step, dovremo ovviamente ottenere i Pokémon tramite le summon. Potremmo aumentare il nostro livello Pokémon anche da questo menu, ma vi posso assicurare che non sarà la stessa cosa e non sarà altrettanto facile. Per cui partiamo dal menu della squadra dove abbiamo la possibilità di modificarla. Dove abbiamo la possibilità di modificare appunto la squadra. Ogni squadra verrà composta da tre elementi, quindi tre Pokémon caratterizzati da tre allenatori. Infatti, noi quando faremo le summon o otterremo i Pokémon tramite l'avventura, non otterremo il Pokémon per sé, ma otterremo l'allenatore che ovviamente è legato a quel Pokémon e quindi ci permetterà di utilizzare il suo Pokémon tramite l'allenatore. Noi di partenza nel gioco avremo Pikachu, quindi il nostro Pokémon di base di partenza sarà Pikachu. Non c'è la possibilità di scegliere, cosa che sinceramente non mi piace dal punto di vista, dal punto di vista affettivo, perché comunque se io ripenso ai vecchi capitoli di Pokémon che giocavo, mi ricordavo appunto di avere la fatidica scelta, una delle scelte più difficili, no, della nostra vita, quindi scegliere uno dei tre Pokémon, quindi erba, fuoco o acqua. Ovviamente lo starter delle varie generazioni, quindi prima, seconda, terza, quarta e quinta generazione, che poi man mano si susseguono nei vari capitoli Pokémon, però la scelta era quella, cioè già subito il gioco ti metteva di fronte ad una scelta, che era appunto la scelta del Pokémon, cosa che invece qua non si può fare perché partiremo di base con Pikachu, cosa che, ripeto, non mi è piaciuta tantissimo e che quindi condanno da un punto di vista da fanboy. Però è possibile modificare la squadra, è possibile creare più squadre, creare ovviamente la squadra per modalità singola o come potete vedere sotto, ancora bloccato per me, modalità multigiocatore. Perché appunto una volta raggiunto tot livello e tot storia potremo sbloccare appunto le partite multigiocatore. Cosa che io ancora non ho sbloccato, ma che sicuramente vi porterò magari in un altro video, giusto per farvi fare il confronto e vedere anche la controparte multiplayer, che comunque ripeto, ho già visto online su Twitch e ho visto anche online su YouTube e vi posso dire essere abbastanza carina. Torniamo indietro perché oltre al modificare la squadra possiamo aumentare il livello base del nostro Pokémon. Come potete vedere il nostro Pokémon di base è Pikachu e possiamo aumentarlo tramite i libri allenamento. I libri allenamento non sarebbero altro che le Power Orb, se così possiamo dire, di Opera Omnia. Quindi è come se il nostro Pokémon fosse la nostra arma e noi piano piano la aumentiamo e la potenziamo. Fino ad arrivare al livello massimo, quindi fino a cappare il livello massimo, e poi una volta cappato il livello massimo potremo evolvere il nostro Pokémon. Evolvere tramite appunto l'aumento della stellina. Aumento della stellina che ovviamente non può essere, diciamo, non può essere fatto subito, perché ovviamente come vi ho detto prima, il Pokémon stesso deve raggiungere un tot livello per salire, così come appunto nel gioco Pokémon normale, e poi nel caso, come potete vedere, bisogna ottenere degli strumenti o comunque degli oggetti che ci servono per aumentare il proprio livello. Come potete vedere, ogni Pokémon, in base alla sua caratteristica, in base anche, scusatemi, in base anche alle stelle che possiede, deve ottenere un attrezzo, un item diverso.
per poi poter evolvere, aumentare il proprio augment, quindi aumentare la propria stella e diventare più forte. È possibile anche sbloccare le mosse, cosa che mi piace tantissimo questa perché assomiglia molto al gioco di Pokémon normale, solo che non possiamo scegliere noi le mosse, ma ogni Pokémon avrà una tipologia di mossa predefinita che potrà essere sbloccata tramite i megafoni. Megafoni che si ottengono o dallo shop, come abbiamo visto prima, o tramite capitoli storia. Quindi non preoccupatevi perché comunque ne potrete ottenere diversi. Io me li sono conservati proprio perché voglio farvi vedere come aumentare o come dare la mossa, in questo caso al Pokémon. Io volevo darlo a Piplup, sinceramente, e volevo dare, appunto, volevo sbloccare la mossa bolla raggio. Potrei sbloccare anche la mossa che lo show abbia inizio, ma come potete vedere, gli oggetti da ottenere, visto che questa è una mossa finale, o comunque una mossa opzionale di secondo livello, quindi che è una sorta di buff, costa più oggetti, mentre invece la seconda skill, quindi la seconda mossa di per sé, viene sbloccata soltanto tramite l'utilizzo dei megafoni. Quindi mettiamo ok. E come potete vedere adesso abbiamo imparato la mossa bolla raggio. E adesso abbiamo il nostro Piplup con doppia mossa, quindi bolla e bolla raggio. Ogni mossa ovviamente è diversa, ogni mossa ovviamente ha un costo diverso, che adesso ovviamente poi vi farò vedere tramite la lotta, visto che adesso andremo anche a lottare. Volevo andare su borsa perché se non ricordo male io dovrei avere... No, non ricordo. No, non erano questi. Io mi ricordo che forse avevo un oggetto, ma forse me l'hanno utilizzato automaticamente. No. No, non ricordo effettivamente. Non ricordo effettivamente dove... È uno strumento. Oh! Possiamo ricevere, vedete, anche degli strumenti qua in base alle discussioni che abbiamo all'interno della hall, perché come potete vedere abbiamo dei pallini esclamativi che ci verranno suggeriti in basso nel menu dove appunto potremo parlare con le altre persone all'interno della hall e da alcuni potremo ricevere addirittura degli oggetti. Quindi diciamo che ci sono diverse cose da fare. All'interno della hall, sia dentro che fuori dal combattimento. Però andiamo adesso verso la parte un po' più sostanziosa, ovvero andiamo verso la parte dell'avventura, dove vi ho detto appunto che si può giocare in compagnia, cosa che ancora non posso fare, e giocare in solitaria, dove appunto avremo la storia in modalità singola. Avremo diverse zone, in questo caso storia, episodi unità e aree extra. E ognuna di queste ci permette di ottenere ricompense diverse. Le aree extra, ad esempio, sono delle zone dove possiamo appunto allenare delle diverse statistiche. Possiamo allenare l'attacco, possiamo allenare il rinforzo, la tecnica, eccetera, eccetera. Gli episodi unità invece ci permettono di aumentare l'affinità con i personaggi che abbiamo noi all'interno del team, quindi ci permettono comunque di ottenere dei bonus, tra virgolette, ai Pokémon che appunto utilizzano diciamo che vengono utilizzati da Tot allenatore. Come potete vedere io già ho fatto Brock e Rina, visto che comunque Rina era la prima livello 5 che ci viene consegnata all'interno del gioco, e Brock perché era uno dei primi di cui avevo a disposizione l'avventura. Andiamo da Barry e facciamo un giorno con Barry, anche perché questi capitoli sono delle interazioni che abbiamo con gli allenatori e in base anche alle risposte che noi diamo alle loro domande, alle loro interazioni, possiamo aumentare il nostro livello di feeling. Come potete vedere, il menu delle discussioni, ecco, facciamo un attimo così, del menu delle discussioni, il menu dei dialoghi è abbastanza semplice, cosa che adesso io avevo impostato come automatico, ma vi parlerò anche di questo. Mi sei pure venuto, ti meriti una bella multa di 1 milione. E chi ce li ha tutti quei soldi? Ok, leviamo l'auto. Ok.
Come potete vedere, parte il dialogo e noi abbiamo anche delle scelte da dover fare all'interno di questo dialogo. E in base anche a quello che rispondiamo, potremmo cambiare effettivamente la nostra affinità con il personaggio selezionato. Il menu per quanto riguarda i dialoghi è abbastanza semplice. Penso che chiunque abbia giocato a un gioco di ruolo o comunque abbia giocato anche alle novel online o comunque su PC, sa benissimo che abbiamo sotto il tasto per velocizzare i dialoghi, il tasto auto per mandarli avanti automaticamente e il tasto invece finale che sarebbe quello di skippare completamente il dialogo. Noi andiamo su auto in modo tale che non dobbiamo premere sempre e comunque il tastino e quindi andiamo avanti. Ecco, hai un obiettivo. Vedete? Ogni volta che rispondiamo parte la nota sulla testa che ci permette di capire che stiamo aumentando la nostra affinità. Ok, finito l'episodio, come potete vedere, otteniamo la ricompensa che è di 10 gemme. Anche questa è una delle cose brutte, tra virgolette, di questo gioco, ovvero il fatto di non guadagnare risorse sufficienti per permetterci comunque di pullare, se così possiamo dire, più volte. E devo dire che questa è una cosa che un pochettino mi urta, perché se io faccio il confronto con Opera Omnia, una multi costa 5.000, ok, però all'interno di un capitolo, all'interno di una storia, abbiamo la possibilità di guadagnare dalle 50 alle 100 gemme alla volta, quindi molto molto di più rispetto a qui che una summon costa 3.000 e noi invece possiamo racimolare solo 10 gemme alla volta, quindi è abbastanza impari come rapporto qualità-prezzo. Gli episodi unità, sì, ne abbiamo parlato. Gli episodi area extra, andiamo verso la modalità storia. Modalità storia, dove io appunto ho finito il capitolo 1 e il capitolo 2 e stavo appunto andando verso il capitolo 3. Volevo affrontare il boss Fiammetta, ma mi ha letteralmente tagliato la testa. Quindi vediamo se riusciamo adesso a farcela insieme, visto che ho allenato un pochino i miei Pokémon. Io ho imparato anche Bolla Raggio con Piplup. Vediamo un po' cosa succede. Introduzione fighissima della lotta. Dove appunto abbiamo le wave, così come Opera Omnia, no? Dove abbiamo i primi da sconfiggere e poi piano piano. E poi abbiamo il boss insieme a tutti quanti gli altri. Come potete vedere, le mosse o comunque gli attacchi vengono indicati da quella barra lì sotto, la barra là sotto che si riempie piano piano e che ci permette comunque di attaccare in base ai nostri Pokémon. Basta che noi clicchiamo il Pokémon selezionato per scegliere ovviamente l'attacco diverso. Per il momento vedete sto utilizzando Piplup che con bolla praticamente è un attacco AOE e che quindi mi permette di essere molto più incisivo. Switchiamo su Onix e cambiamo l'obiettivo per far fuori anche gli altri due, diciamo le spalle del nostro boss per pulirci un pochino la strada. Selezioniamo l'altro, diciamo l'altro nemico. E come potete vedere anche in alto, sopra gli HP dei nostri avversari, abbiamo anche le debolezze. E infatti verrà anche, come abbiamo visto nel menu di prima, possiamo decidere un, diciamo un team con debolezze e resistenze idonee per affrontare la sfida. Questo invece è l'attacco unità, ovvero una sorta di limit break, una special che viene sbloccata ogni tot turni e ogni tot mosse, che in questo caso sono addirittura 9 mosse. Quindi ogni 9 mosse abbiamo la possibilità di effettuare questo attacco speciale che ci permette di
infliggere danni al nostro avversario. Ecco, adesso sono molto più forti i miei Pokémon. Ecco, unimossa anche da parte sua, quindi qua mi shotterà qualcuno. Probabilmente Starmie. Esatto, visto che mi attaccava Starmie. Utilizziamo la pozione su. Perché ogni Pokémon possiede anche un oggetto particolare che permetterà comunque di potenziarsi o curarsi. Oh, sconfitto. Ce l'abbiamo fatta. E abbiamo vinto. Poi successivamente aumenteremo di livello, prenderemo l'esperienza come un qualsiasi gioco di ruolo. Aumenteranno le statistiche del nostro Pokémon, come in un qualsiasi gioco di ruolo, e poi otterremo le ricompense. E avremo delle ricompense per il primo completamento e delle ricompense invece per il completamento. Hai sbloccato le esplorazioni. Le esplorazioni sono le guide aree che puoi completare esplorando l'ambiente circostante. Perciò puoi affrontarle quando vuoi. Ah, ecco, quindi possiamo fare anche l'esplorazione. Qua prendiamo la ricompensa Torkoal insieme a Fiammetta. Quindi affrontiamo questo dialogo così abbiamo un po'. Il nostro primo Pokémon fuoco. Il nostro ultimo allenamento, esatto. Ci sto. E quindi abbiamo ottenuto Fiammetta. Allora, quante medaglie? Medaglie? Oh, è arrivato l'inizio. Perfetto, finalmente si possono iniziare a conquistare le medaglie. Infatti, vedete, tutta la prima fase della storia sarà una sorta di tutorial e un reclutamento personaggi. E poi invece, piano piano, ecco adesso come potete vedere, probabilmente ho sbloccato le multiplayer. No, ah no, ok. Ho ottenuto Torkoal e Fiammetta. Nuovo capitolo sbloccato. Eccoci qua. Anche perché qua devo affrontare l'esplorazione ancora, ma questa comunque probabilmente saranno cose di cui parleremo la prossima volta. Ho registrato veramente tanto, ma perché volevo farvi vedere tutti gli aspetti del gioco, volevo farvi vedere proprio tutto ciò che era riguardante la nostra, diciamo, il nostro gioco di Pokémon, visto che ho avuto tutto questo successo. Ma la cosa che volevo farvi vedere era spiegarvi magari un po' meglio la lotta. E poi magari staccare, visto che la lotta quella di prima è stata abbastanza confusionaria, preferisco farvela vedere con calma. E poi dopodiché ci salutiamo, anche perché farò sicuramente un secondo video quando sbloccherò le multiplayer e quando avrò la possibilità di poter fare la multisummon per vedere che cosa mi esce. Dopo aver accumulato faticosamente queste prime 3000 gemme. Contro gli allenatori di strada, ecco, vedete? Questa avventura sarà più facile se avrai in squadra Fiammetta, che può utilizzare mosse di tipo fuoco. Allora, cominciamo. Come potete vedere, ogni qualvolta noi affronteremo delle sfide, affronteremo delle lotte, abbiamo il tipo consigliato, che come potete vedere ci dà il nostro menu, quindi fuoco e fulmine in questo caso. E poi possiamo sia scegliere la squadra che modificarla in base alle nostre esigenze. Quindi modifichiamo la squadra. E quando modifichiamo la squadra, possiamo o cambiarla manualmente noi, premendo ovviamente il tasto dell'allenatore selezionato, e cambiarlo magari con l'altro nostro Pokémon in questo caso.
Quindi facciamo così, facciamo queste sostituzioni. Quindi, come potete vedere, quelli boosted, se così si può dire, i personaggi boosted o i Pokémon boosted avranno quest'aura gialla attorno che inizierà a pulsare perché vi fanno capire appunto che sono quelli giusti. E poi invece abbiamo chi possiamo mettere? Io metterei Piplup comunque, perché comunque è abbastanza forte. Quindi io direi di tenere questa squadra, visto che comunque ha l'attacco AOE, poi ha l'attacco bolla raggio, direi che possiamo tenerlo così. E andiamo indietro. Una volta che abbiamo modificato la squadra, potremo vedere la potenza squadra in alto a destra, e poi successivamente ovviamente i Pokémon boostati dalle statistiche dell'ambiente, verranno evidenziati con l'aura gialla attorno. Quindi andiamo e vediamo come affrontare questa prima parte di sfida. Perché qui adesso affronteremo i vari allenatori che ci trovano esatto durante la strada. Quindi sono i classici allenatori che vedevamo quando esploravamo il gioco con Pokémon, che ci saltavano fuori all'improvviso appena incrociavamo lo sguardo e ci sfidavano. Qua è la stessa identica cosa. Come potete vedere, ci fermano a blocchi da 3, perché siamo 3 contro 3. Questa addirittura è una wave doppia. Introduzione fighissima come al solito e via con la lotta. Quindi noi possiamo selezionare il nostro Pokémon tappando su di esso e poi in base all'avversario che vogliamo colpire possiamo decidere, vedete, quale avversario colpire. In questo caso sono tutti deboli al fuoco, quindi direi che attaccare con Torkoal sia la soluzione migliore per shottare a 1-1 tutti quanti. Piplup comunque possiede anche bolla e poi possiamo anche fare combinazioni di attacco e decidere le nostre mosse in successione, perché non c'è una vera e propria barra per quanto riguarda, diciamo, per quanto riguarda i turni. Quindi noi dobbiamo semplicemente impostare gli attacchi e poi in base a chi è stato più veloce li riesce appunto a fare. Entra il secondo. Quindi qui abbiamo la possibilità di utilizzare Pikachu, che è fulmine, è più forte. Questi si stanno boostando come se non ci fosse un domani. Qui utilizziamo una pozione. Aia, l'unimossa. Con filmato introduttivo. E poi dipende, ci sono mosse che sono unimosse che sono AOE e unimosse che sono singole. Ecco, in questo caso vediamo un'unimossa AOE. Io vado anche di unimossa perché gli devo fare fuori il Pokémon centrale. Boom! La mia ovviamente era singola, non AOE, però è sopravvissuto Torkoal. Ecco, ho parlato troppo. Non sopravvive più. Utilizziamo la pozione. E l'attacco fulmine che costa due barre. Vedete, ogni attacco costa diverse barre, cioè costa tot barre. Quindi non per forza. Vediamo se riusciamo a shottarlo. Sì, bene, almeno non abbiamo perso. Quindi ogni attacco viene pagato, così tra virgolette, tramite la barra che abbiamo sotto, quindi la barrazione. E come potevate vedere, l'attacco Tuono Shock ne possedeva una di barra e Fulmine invece ne possedeva due. Quindi diciamo che la strategia in questo gioco c'è, perché bisogna comunque dosare bene attacco e difesa, quindi dosare bene quando attaccare e quando magari fare attacchi veloci e quando caricare attacchi più pesanti. Quindi è bella questa cosa del gioco, mi piace parecchio, perché è proprio una meccanica dei giochi di ruolo e giochi di strategia che mi piacciono parecchio, però, come vi ho già detto, tante altre cose sono negative. Quindi un'altra lotta? Oddio, vabbè, ormai facciamola. Cerchiamo di essere anche abbastanza veloci. Ah! Quindi poi mi rimane da solo. Ah vabbè, allora non riuscirò a concludere nulla, mi sa.
Io sono debole al fuoco, ma io ovviamente ho soltanto Pikachu, poverino. Madonna mia. Devo assolutamente aumentare il livello dei miei Pokémon. Devo assolutamente aumentare il livello dei Pokémon, ma questo ovviamente è una cosa che farò piano piano perché bisogna ottenere libri, bisogna potenziare il Pokémon, bisogna fare quello, bisogna fare quell'altro. Quindi diciamo che c'è dietro tutto un allenamento particolare e infatti, come potete vedere, non appena verremo sconfitti, ritorneremo nuovamente al menu. Ok, qui otteniamo il manuale, qui otteniamo altre gemme, qui otteniamo altre cose e poi giornaliere, otteniamo altri libri. Quindi andiamo a potenziarci un pochino, così vi faccio vedere anche come ci dobbiamo potenziare. Ecco, dovevo potenziare Pikachu un pochino. Portiamolo a livello 15. Aumentiamo le sue statistiche. E portiamo al 15 anche Piplup. Bene, non penso di avere altro da farvi vedere per il momento, anche perché abbiamo registrato veramente un casino. Però comunque vi ho fatto vedere bene o male tutto, anzi spero che possiate apprezzare questa cosa. Va bene, io mi metterò un attimino a potenziarmi i Pokémon, vediamo un pochino, vediamo quante gemme abbiamo, che ancora non ci arriviamo a 3000, 2300. Quindi mi metto a potenziare un attimo i Pokémon, mi faccio un po' un'esplorazione. E poi successivamente farò molto probabilmente un altro video dove cercherò di evocare insieme a voi e cercherò soprattutto di ottenere magari altri Pokémon o farvi vedere altre meccaniche, spero anche quella multiplayer, se non mi secco prima ovviamente, vi faccio vedere anche la meccanica multiplayer. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo gioco, se ci state giocando, se vi piace, se non vi piace. Se siete d'accordo con quello che ho detto io, se non siete d'accordo, ovviamente sempre nel rispetto reciproco, io vi aspetto numerosissimi. Fatemi sapere anche se vi piace magari l'idea di vedere una serie di questo gioco, cosa che non so se effettivamente riuscirei a portare in base ai miei impegni, però ci proviamo. Io vi ringrazio ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.